oggi una haul che arriva da molto lontano. Haul Banggood. Bene, ciao a tutti! Benvenuti nella nostra cucina reale, virtuale, bene, sì, quello sì, che vi sì. pare. Un periodo di pausa, scusate questo periodo di pausa, ma un c'è po' caldo. Che non pubblichiamo video, ma c'è caldo. Stare in cucina a cucinare è veramente, veramente pesante. Quindi basta cucinare, andiamo a vedere cosa ci è arrivato. Andiamo a spacchettare. Ci ha contattati la Banggood, ci ha chiesto di scegliere degli oggetti per la il bambù, nostro... bambù. Banggood. Per il nostro canale. E noi siamo stati ben contenti di farlo. Oggetti quindi che parlano di cucina. Parlo di cucina, casa, mi raccomando. E la cosa fantastica è che ci sarà anche un giveaway per voi. Veramente? Un bellissimo giveaway. Veramente? Quindi adesso vedrete. Intanto vi facciamo vedere quello che abbiamo scelto voi e poi voi stessi potrete scegliere il vostro regalo. Bene, intanto vi facciamo vedere quello che abbiamo scelto noi e poi per voi un regalo, topo. Sì. Allora, iniziamo subito, quindi per la cucina o per le giornate molto calde. Un po', un prodotto un po' duple face, un po' per la cucina, un po' per le giornate afose, una bellissima pala prendi pizza. Beh. Io in realtà non l'ho comprata, non l'ho presa per usarla solamente per le pizze. A me questa serve, sapete per cosa? No, per dargliela in testa, nemmeno. Ma a me questa serve per spostare le torte quando le faccio dalla base in cui le faccio, poi mano sopra e me le trascino sul piatto e via. Perché per spostare bravo. Le torte ci vuole qualcosa che abbia una pianta bella larga e che quindi non faccia muovere troppo la torta e che non si spezzi. E questa la trovo fenomenale. Tra l'altro su Banggood è anche a un ottimo prezzo, perché io le ho viste a prezzi assurdi, così ste meglio. Benissimo. Devo dire. E allora... quindi per le facce di pala, questa è una pala simpatica, la potete utilizzare per mille usi, veramente anche per portare vostra suocera fuori di casa. Va via. Bene, i prezzi e tutto, vi mettiamo il link qua sotto nel info box. Andiamo avanti, che andiamo c'è caldo. Scelto da Gabriele, e si vede, lo spacchetta lui. Ma che cos'è? È un simpatico gadget. Questo è un oggetto da gente vile e senza dignità, da poltronati acuti. Perché vedete, voi... Allora, voi inserite qua il vostro iPhone. Cellulare, iPad, quello che è, poi, il vostro tablet, il vostro device. Questo qui sotto lo riempite di patatine, semini vari, noccioline. O se siete raffreddati anche di Kleenex. Sì, volendo, usate e poi buttate finiscila. Qua dentro. E dopodiché qua sopra mettete gli scarti del vostro mangime, insomma, e ve lo poggiate sulle gambe. Fare al contrario, magari è più igienico fare al contrario, magari mettere qua le cose da mangiare e poi buttare dentro. Igienico le cose da mangiare. Più igienico, non è per niente. Va bene, e allora, è alla forma così di un orsacchiotto, insomma. È carino se avete 5 anni ed è carino. Ma questo è bello perché tu ti distendi, te lo piazzi sulla pancia e certo, mangi e sganotti. Ti vedi il segreto. Lei si vede il segreto. Sì, come no. E quindi c'era in tantissimi colori, noi l'abbiamo scelto azzurro tranquillità e questo è il simpatico. Vedete, secondo me lo ruberai, soprattutto ora nel periodo autunnale, invernale, quando non rimane a casa. La coperta sul divano. Sì, io mi vedo corna e tutto. Che lui glielo ruba. E quindi, insomma, ecco qua. Bravo. Un oggetto indispensabile per le giornate casalinghe di Gabriele. Mentre un oggetto molto carino, vedremo insieme se funziona, è questo strano oggetto. Potrei fare un quiz alla Raffaella Carrà, ditemi che cos'è questa cosa. Ma questa cosa è una cosa simpaticissima. Allora, questa parte qua si aggancia alla pentola. Questa parte qua invece tramite questo gancetto si aggancia all'altra parte della circonferenza della pentola e è uno scola roba, perché potete mettere la verdura nella pentola con l'acqua e quindi farla scolare. Benissimo. E questo evita la fuoriuscita del prodotto, che sia pasta, che sia verdura, che siano legumi. Brava. Sapete quando pulite i legumi e poi quando andate a girarli dalla pentola cadono tutti nel lavello? Ecco, con questo simpatico attrezzo non succederà più. Benissimo, benissimo. E volendo
in estate funge anche. Sì, anche un pettine non per, so perché, per i giganti. Sarà perché ci sono 40 gradi, ma ogni cosa che vedo mi assomiglia. Bravo, e quindi anche per motivi di spazio, se non avete spazio dovete mettere lo scolapasta o lo scolaroba, potete utilizzare quello. Chi ha un appartamento piccolo è molto utile. Ok, in un piccolo appartamento. Oggi da noi è San Lorenzo e quindi è arrivata una stellina. Ma a cosa servirà questa stellina magica? Guardate, questa si applica così sotto un qualunque stipetto della vostra cucina. Così, con la V verso di voi, così. Quindi, avendolo sempre qua, poi prenderete i barattoli che vorrete aprire, li inserirete all'interno della stellina e ruotando questo dovrebbe farvi aprire il barattolo. Proviamo? Aperto! Brava! Yeah! E quindi se funziona, funziona con ombretta può funzionare con tutti. E quindi donne o uomini che siete dotati di poca forza. Bene, questo è un articolo, interessante per tutte quelle donne. Può funzionare forse anche con le bottiglie di plastica. Anche per le nonne, certo, per le nonne. Per le persone che hanno problemi di artrite. Per quelli che vi chiamano in 5 minuti, ma non apri questo barattolo, tipo io, mi chiamano in 5 minuti, mi fanno aprire il barattolo, poverino. Prendere le cose in alto, quindi. Poverino, io mi... è un bellissimo anche ventaglio. Sempre. Non è vero! E in pratica quindi lo applicate sotto, ma come si applica? Attraverso allora, dello scotch o no, delle viti? Ci sono sia le viti che il nastro biadesivo. Potete scegliere o il nastro quello resistente biadesivo, quello 3M, oppure le viti, come ha simpaticamente detto il mio valletto qui. Bravissima, quindi anche di questo trovate i prezzi qua sotto nell'info. Carinissimo, questo è utilissimo. Questo è forte ragazzi. Utilissimo. Come utilissima è stata anche questa scelta di Gabriele. Allora, indovinate cosa sono questi? Parliamo, indovinate. Chi indovina? Il primo che mi scrive in ordine. Allora, zitto. Il primo che scrive qua sotto tra i commenti in ordine che cos'è questo, quindi è facile, metterò dal più recente al meno recente, è il meno recente che l'avrà scritto, sarà stato il primo, vincerà una coppia di queste cose, perché ne abbiamo presi due. Paghi di questa importanza di questo oggetto, ne abbiamo presi due. Che cos'è 5 secondi da questo momento? Bravo! Ringraziamo Ombretta per i suoi effetti speciali, quindi se non l'avete indovinato, peggio per voi. Sapete che cos'è? Questo è un Fine CD Viewstel. È un CD Viewstel. Voi mettete il Viewstel dentro l'orefizio. Vabbè, facciamo... non fare gesti, per favore, comunque. E cominciate a ruotarlo. Come fai a non fare il segno? Incominci a ruotarlo e vi fa praticamente il segno, l'indacca, come si dice in dialetto. No, vi fa sì, insomma, le incisioni. Lo incide, in modo che voi poi lo mettiate in padello al forno e poi lui si apre ben bene e si cuocia omogeneamente. Quindi per tutti quelli che chiamano il Viewstel o che non vogliono rischiare di tagliarsi il dito o il Viewstel, questo è una cosa necessaria e indispensabile nelle vostre case. Un essenziale in cucina. Bene. Ma se ci metti secondo te funziona anche con le carote? Non lo sappiamo. Proveremo. Ma perché dovresti incidere le carote? Non credo. Ma notate anche il fatto che siano uno color maionese e uno tomato, l'avevi capito? No! Tu? Brava, non l'avevo capito! Certo, sono i riccioli di tomato e di maionese! Qui hanno anche due diametri diversi per Viewstel grossi e Viewstel mini. E che ridi? Altro arrivo interessante, ti faccio vedere, vediamo se indovini se indovinate cos'è. Allora, non serve per lavare la faccia, anche se secondo me è fantastica per lavare la faccia. Posso toccare? Servirebbe anche per pulire i pennelli, posso secondo toccare? Me è fantastica per pulire i pennelli. Guardate, queste micro... microdita. Micro... come si possono chiamare? Micro... Palline no. Microperni, sì. Allora, questa ragazzi è la rivoluzione nel campo dell'igiene sì, in cucina. Sì, basta. Questa è una spugna per lavare i piatti. Diciamo che è una gomma per lavare i piatti. Voi forse non sapete, ma se non ve lo sapete, per mettervi a vostro agio ve lo dico io, che le spugne sono più sporche dei WC pubblici. Le spugne da cucina, analizzate batteriologicamente, risultano essere con batteri più aggressivi dei WC pubblici, perché lì in quelle spugnette che noi usiamo reiteratamente per lavare i piatti si annida qualunque cosa. Un
antidoto a tutto questo ve lo do subito: basta mettere dopo ogni lavaggio o prima di ogni lavaggio, basta che poi non la toccate subito, se no ve ne andate direttamente al centro ustionati, la spugnetta nel microonde, la sciacquate, la mettete nel microonde per 10 secondi, dopodiché è completamente sterilizzata. Mentre se volete qualcosa che risulti più igienico, da poter mettere anche in lavastoviglie alla fine del lavaggio, potete usare queste simpaticissime spugne in silicone che sgrassano profondamente, con questi micro perni puliscono e... smettila! Lascio la mia spugnetta e in più, sgrassano profondamente. Per il mondo del beauty questi saranno interessanti anche per pulire i pennelli. Sì, sì. E secondo me anche il viso. Posso dire un'altra cosa? E se non vi dovesse piacere come spugnetta, per Natale potete appenderla all'albero perché è dotata di apposito gancio. Vedete? Non hai detto una cretinata. No, non ho detto una cretinata. Perché se uno vuole fare l'albero di Natale in cucina... Ma io non dico mai cretinate. Beh, questo è opinabile. Altra funzione che davano anche sul sito: come sotto bicchiere quando avete bevande calde o delle bevande sgocciolose che magari perdono la brina. Vi faremo sapere se funziona o se è una spugnetta. No, penso che sia carina, ve lo faremo sapere. Altra cosa molto carina e molto femminile, ma anche molto da ufficio, che ho preso è lo scaldatazza. Questo è veramente un aggeggino rivoluzionario, mi piace un sacco. Immaginatevi in inverno in quegli uffici freddi e squallidi a dover sorseggiare un caffè o un tè che si raffredda alla velocità della luce. Vi ho messo tristezza, benissimo. Questo, e invece voi, a differenza del vostro vicino di scrivania, avete questo. Lo poggiate sulla vostra scrivania, attaccate la presa, che non è questa, perché questa è la presa americana. Ma c'è l'adattatore. Dov'è? Mettete il vostro simpatico adattatore che vendono in tutti i negozi di elettrodomestici, di elettronica, e poggiate questo sulla vostra scrivania. Qua sopra mettete il vostro bicchiere e tazza di qualunque bevanda calda. Accendete col fantastico interruttore e berrete una bevanda calda per tutto il pomeriggio, anche se vorrete sorseggiarla molto leggermente. Sì, è l'ideale, proprio con questa temperatura, sì, è ideale. Con 40 gradi è il massimo da farlo subito. Però io, sapete per cosa l'ho comprato? Per mantenere calda la colla di coniglio. Ah, buona idea. E infatti quando si fanno i lavoretti di creatività per la colla di coniglio che si gellifica col freddo, metto il contenitore in vetro, naturalmente qua sopra, in porcellana, e me la mantiene a temperatura. Benissimo. Ho avuto una splendida idea, e creatività anche questa. E questo è un oggetto secondo me molto intelligente, molto furbo per tante cose. Vedremo se funziona. Andiamo avanti con gli oggetti scelti dal simpatico Gabriele. I 1000 oggetti utili senza cui non si può proprio vivere. Eccolo qua. Che cos'è? Vabbè, si capisce, dai, che cos'è. Basta vedere lo le immagini. Lo spelaverdure. Questo lo è lo vediamo. Come funziona questo simpatico aggeggio? Come fa vedere qua nella fotografia? Avete il rosmarino? Ne mettete un gambetto dentro, poi tirate e tutti i pezzetti di rosmarino rimangono liberi. L'origano lo passate da qua e sgranulare, come si dice, spogliolare, sì, l'origano, sì, sì, sarà, sì, un gioco da ragazzi. Loro lo fanno vedere col kale, il cavolo americano con cui fanno le patatine. Mettete il gambo, si tira e la patatina è fatta in un attimo. Forma a foglia, parte tagliante per casomai eliminare qualche parte residua che non va bene nelle verdure. Un oggettino carino che occupa poco spazio, un regalino carino anche da pensare per Natale. Bene, questo non si fuma. Questo l'ho voluto io e subito dopo mi si è rotto il microonde, anzi mia mamma mi ha ucciso il microonde, quindi adesso devo comprare il microonde per utilizzarlo. Certo. Rendiamocene conto. Che cos'è? Allora, dai, facci vedere. È il Crea Chips di Fate Madeson, senza grassi, visto è questa piattaforma tondeggiante, eccola qua. Cosa è caduto? Niente. All'interno della quale vengono alloggiate verticalmente tutte le patatine, la inserite nel microonde e le patatine cuociono senza una variazione tra il sotto e il sopra, quindi cuociono uniformemente. Ora vi facciamo vedere le istruzioni. Guardate, c'è anche il file. Tra l'altro arriva con la mandolina. La mandolina, brava, per tagliare le patatine. È il coso per tagliare le patatine, se non ce l'aveste. Dammi, fammi vedere. Messo tutto qua.
e dietro ci sono le simpatiche istruzioni che magari se fai vedere dritte è più bello. Ecco le simpatiche istruzioni, quindi fai le patatine, le metti nella coroncina, le infili nel microonde e il gioco è fatto. Bene, ultimo prodotto, sempre scelto da me, ora ditemi, i prodotti scelti da me non sono i più belli? No, sono i più, più classici, più tristi. Questo qua delle patatine mi piace. Ecco, adesso quello che è nei nostri supermercati costa un collare. Un collare per avanti le signore che come me amano il cake designer sanno già cos'è. È un anello per torta per tagliare gli strati di pan di Spagna e farli tutti uguali. Mettete la vostra torta all'interno, stringete l'anello attorno e con un coltello passate in mezzo e lo tagliate a tanti strati tutti uguali. Questo esiste in tanti questo esiste naturalmente anche nei negozi italiani, però costa molto molto di più che non su Banggood, quindi l'ho ritirato su Banggood. Tra l'altro ha una bella circonferenza regolabile, vedete, voilà, e mi piace, lo useremo prestissimo sul nostro canale. Non mi insulti? Allora. No. Bene, se vi è piaciuta questa simpatica collaborazione, mi raccomando, col sito Banggood mettete un pollice in su e condividete il video. E ora passo la parola a Ombretta. Prego, Ombretta. Bene, ora tocca a voi scegliere i vostri regali, perché Banggood vi mette a disposizione un budget da spendere. Primo premio, 10 euro da spendere nel sito Banggood. Secondo premio, 7 euro da spendere nel sito Banggood. Terzo premio, 5 euro da spendere all'interno del sito Banggood. Cosa bisogna fare? Andare nel box informazione, guardare i prodotti che ho scelto, vedere i vari colori esistenti e dirci qual è l'oggetto che vi è piaciuto di più e in quale colore vi sarebbe piaciuto, se il nostro colore, il colore è diverso dal nostro. Diteci anche quando è la data dell'undicesimo anniversario di Banggood, scrivetelo bene qua sotto. Dopodiché, dopo aver dato queste risposte, trovate sempre nel box informazioni un link dove c'è scritto scegli qui i tuoi premi e là dentro potete andare a fantasticare su quello che desiderereste ricevere qualora foste estratti. In questa data che vedrete qua sotto termina il giveaway, dopodiché io procederò all'estrazione dal più recente al meno recente. Estrarrò uno di voi che vincerà il primo premio, quello prima vincerà il secondo premio, quello dopo vincerà il terzo premio. In bocca al lupo a tutti, grazie a Banggood per questa bellissima haul che ci ha fatto fare. Poi nei prossimi video useremo tantissimi di questi materiali, vi farò vedere proprio come usarli in cucina, se sono comodi, se fungono, se per il loro lavoro, se sono solamente una stupidaggine. Non credo. Bene, quindi se questo giveaway vi sembra troppo complicato, non vi preoccupate, c'è anche premio di consolazione, lasciate un altro commento e verrò io a casa vostra a mangiare per una settimana gratis. No, il premio di consolazione c'è, il primo che ci diceva cos'era l'aggettino, quello là, roteante. Adesso me lo vado a vedere. L'incidi Wustel sarà pure vostro, quindi. E quindi basta che c'è caldo, noi vi salutiamo, buona fortuna, mi raccomando, seguite le info qua sotto e partecipate al giveaway. Comunque trovate tutto ben dettagliato nell'info box. Appena smettiamo, chiudiamo la bocca, cliccate su mostra altro e ci sarà tutto specificato per filo e per segno. Anche i link di quello che vi abbiamo fatto vedere. Tutto c'è. Incrocio le dita per voi e noi ci ritroviamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao. Ciao.